Nel cuore di Londra, a Mayfair, siamo al Novikov Ristorante Italiano per il Gran Galà della Ristorazione Italiana. È organizzato da APCI Regno Unito, l'associazione professionale cuochi italiani, con tutti gli chef italiani che lavorano a Londra e nei dintorni. Con me c'è Carmelo Carnevale, presidente dell'associazione. Carmelo, in cosa consiste? Cosa succede questa sera? Allora, questa sera è per noi un grande evento per tutta l'associazione, l'APCI Regno Unito, l'APCI Italia, perché è l'emblema e il simbolo APCI è presente nel mondo e partiamo da Londra con questo grande evento. Abbiamo riunito i più grandi chef a livello internazionale che stanno qua in Inghilterra, anzi in UK, e oggi daremo dei premi in merito alla carriera a questi grandi nomi che portano avanti la cucina italiana. Una grande festa dell'italianità, quindi con professionalità italiana, prodotti italiani, qualità made in Italy, dall'antipasto fino al dolce. Gennaro Contaldo, chef, o come preferisce dire lui, cuoco. Cuoco, sì. Italiano di dove? Sono della costiera amalfitana. Dalla costiera amalfitana si è trasferito a Londra quando? Circa 40 anni fa. Da 40 anni lei è referente per tutti i punti di ristorazione di quale catena? Di Jamie Oliver, Jamie Italian. Quindi Jamie Oliver Italia in tutto il mondo, sì. Ma lei è responsabile di quello che è il Regno Unito? No, anche internazionale. Ah, quindi è proprio internazionale, cura tutto quello che sono i menu e l'offerta ristorativa? Sì, e sono anche il suo mentore. Salvatore Brocco, direttore di questa meravigliosa location che è il Novikov Ristorante Italiano nel cuore di Londra. Due parole sul Novikov. Beh, il Novikov è una realtà, penso, unica, per l'Inghilterra sicuramente. È composto da tre diverse aree, una italiana 100%, incluso il personale voluto al 100% dal proprietario, che è il signor Arkady Novikov. Poi abbiamo un'area che è un bar lounge, che è giù da basso, e un'area che è asiatica, giapponese, cinese, un po' misto. Laura Fumagalli, store director dell'azienda Gismondi Gioiellerie. Questa sera avete supportato l'evento. Chi è Gismondi Gioiellerie e qual è la sua mission? Gismondi è un'azienda familiare di gioielleria. Da più di 7 generazioni tramanda da padre in figlio questa passione per i gioielli e per il Made in Italy. Ed è per questa ragione che abbiamo ora aperto il nostro primo flagship store a Londra 2 mesi fa. Amiamo l'idea di portare il Made in Italy all'estero ed è per questa ragione che stasera abbiamo supportato l'associazione, perché ci crediamo tanto nel Made in Italy. Giancarlo Caldesi di Montepulciano, da 40 anni a Londra. E cosa fai a Londra? Ma lavoro tutto il giorno in realtà. Ho 2 ristoranti e una scuola di cucina e poi abbiamo scritto 7 libri, di tutti italiani logicamente. E abbiamo fatto anche un programma televisivo nel 2007 che si chiamava Return to Tuscany, e abbiamo fatto un libro su Amalfi, uno su Roma, uno su Venezia, uno generale della cucina italiana, uno sul mio paese, molte cose, veramente molte cose. I corsi di cucina vengono più italiani o vengono più londinesi? Tutti i londinesi, gli italiani sanno già cucinare, così mi dicano. Quartiere di Mayfair, alle mie spalle c'è Rexdale Grill, ristorante nel cuore della City di Londra. Sono addirittura fra ben 2 presidenti, Marco Velletri, delegazione APCI di Roma, che comprende tutto il Lazio, e Carmelo Carnevale, delegazione APCI United Kingdom. Oggi abbiamo accolto la delegazione del Lazio. Che significato ha questa giornata? Allora, per me questa giornata ha un senso di importanza, perché per oggi diciamo che l'APCI è sempre unita e oggi diciamo abbiamo un gemellaggio sempre più forte tra l'Italia e gli italiani che stanno all'estero, le delegazioni estere, sempre dell'APCI. Marco Velletri, una bella passeggiata, abbiamo visto proprio la Londra turistica, noi questa sera però abbiamo assaggiato anche i piatti di Carmelo.
Quindi ti sei sentito quasi come a casa? Veramente come a casa, siamo partiti già con tanto entusiasmo, ma poi all'arrivo siamo stati accolti da Carmelo e da Francesca, che ci hanno fatto sentire veramente come a casa. La giornata è stata fantastica e poi la cena finale di questa sera di Carmelo, una cosa stupenda, strepitosa.